Nato a Carcare, in provincia di Savona, il 20 ottobre 1904, Virgilio Felice Levratto è stato una delle più potenti e leggendarie ali sinistre che il Genoa abbia mai avuto. Nacque calcisticamente nel Vado, dove rimase per 4 stagioni, dal 1920 al 1924, e fu il principale artefice della vittoria della prima edizione della Coppa Italia da parte del piccolo sodalizio rivierasco, 1922. Poi, dopo una breve parentesi a Verona, nell'Hellas, nel 1925 approdò al Genoa, rifiutando l'offerta della Juventus. Levratto rimase in casacca rossoblu 7 anni, dal 1925 al 1932, collezionando in campionato 84 reti in 188 presenze, ma senza mai però conquistare l'ambito scudetto. Ciononostante, il passaggio a quella che era la squadra più titolata d'Italia accrebbe ulteriormente la sua popolarità, e questa perdurò anche dopo la fine della sua carriera. Già per la sua potenza di tiro si era guadagnato il soprannome di Sfondareti. Successivamente, negli anni 50, il quartetto Cetra lo citò nella canzone Che centrattacco. Sei meglio di Levratto, ogni tiro va nel sacco. Oh, che centrattacco. La nazionale lo chiamò per la prima volta quando ancora militava nel Vado e fino al 1928 rimase titolare in maglia azzurra, con la quale disputò 28 incontri, con 11 reti al suo attivo. La sua vicenda calcistica continuò nell'Ambrosiana Inter 1932 e alla Lazio dal 1934 al 1936 e si concluse in Serie C al Savona e alla Cavese. Levratto è ricordato soprattutto per la straordinaria potenza del suo tiro mancino che spaccava le reti e terrorizzava i portieri, come nel corso della partita della nazionale contro il Belgio durante le Olimpiadi di Parigi nel 1924, quando l'estremo difensore avversario, colpito al volto da una delle sue bombe, si rialzò e nell'azione successiva andò a rifugiarsi dietro al palo, o come in occasione delle Olimpiadi di Amsterdam del 1928, durante la partita perduta contro l'Uruguay, un suo tiro in porta sfondò la rete avversaria. La forza del tiro di Levratto non derivava soltanto dalla sua possente corporatura, ma anche dalla finissima tecnica. Levratto era infatti agile e veloce, sapeva trasferire sul pallone la potenza del movimento, anche ruotando il corpo, così come sapeva trattarlo con abilità nel palleggio. Morì a Genova il 18 settembre 1968. Guglielmo Stabile nacque il 17 gennaio 1906 a Buenos Aires da padre italiano e madre nata in Argentina da genitori italiani, quarto di 10 figli. Agile e veloce, all'età di 15 anni corse i 100 metri in 11 secondi. Dopo un inizio con lo Sportivo Metán, fu scoperto nel 1924 dall'Huracán. Schierato alla destra, per la sua velocità, divenne titolare nello stesso anno. Si applicò al perfezionamento della tecnica e passò al ruolo di centrattacco. E nel 1926 una prima convocazione nella selezione argentina. Nel 1928 conquistò il campionato con l'Huracán, marcando 28 gol, di cui 10 nelle ultime 4 partite. Nel 1930 partecipò al campionato del mondo in Uruguay, prima Coppa Rimé, dove fu capocannoniere con 8 gol in 4 partite. L'acquisto di Stabile, oramai stella mondiale, da parte del Genoa, avvenne nello stesso anno e si può dire il più prestigioso nella storia del club rossoblù. Stabile esordì segnando 3 gol al Bologna a Marassi, di cui il primo straordinario, soltanto 2 giorni dopo essere sbarcato dalla traversata atlantica. Poche settimane dopo subì una frattura a una gamba e questa sventura si ripeté. Stette lunga al di fuori dei campi di gioco, rientrò un poco claudicante. Nel 1934-35, anno della Serie B del Genoa, giocò a Napoli, ritornò al Genoa l'anno dopo, inaugurò le marcature rossoblù a Bologna nella prima giornata di Serie A, giocò ancora 2 anni e vi concluse la carriera nella squadra parigina dei Red Star. Caratteristiche del gioco di Stabile erano la velocità e la rapidità dei movimenti minimi, uniti al perfetto dominio del pallone, che sapeva restare volante.
Il suo stile di corsa era a passi rapidissimi, con la palla sotto controllo, le sue finte secche a scatti brevi, il suo gioco saltava, per così dire, la fase classica del dribbling. Tirava indifferentemente coi due piedi, scegliendo il tempo spesso in modo inaspettato. La sua vocazione era di puntare alla via più diretta per il gol, personalmente o passando ad un compagno. Non aveva l'arte del tempo di attesa preparatorio, né l'idea di azioni di vasto respiro. La sua pericolosità risaltava subito agli avversari sin dal primo movimento, per cui le difese italiane si fecero dure. Sua specializzazione era di filtrare in velocità attraverso la difesa avversaria per la via più breve, ciò che in America chiamavano cortada, e gli aveva procurato il nomignolo di filtrador. Dopo gli infortuni, perduta la sua virtù caratteristica, si ridusse ad esprimere la sua classe ricamando finezze, spesso dalla posizione di ala sinistra. Terminata l'attività agonistica, ebbe una lunga serie di impegni come allenatore, in club argentini, per la sua nazionale. Morì il 26 dicembre 1966 a Buenos Aires.